Sì? Oh! Buongiorno ragazzi. Ecco qua, finalmente ci è arrivato il pacco di My Protein. Oh my god! Deve esserci qualcosa. Sì, tipo le... Non so, Manu, fai qualcosa. Vai. Niente ragazzi, sto aspettando questo pacco da tantissimo tempo. Oh my god. Perché mi sto comprando le barrette proteiche, ma io, come sapete, sono, collaboro, lavoro con My Protein. Mm-hmm. Volevo farvi anche vedere quello che ho preso per parlare un po' dei miei integratori. Figo. Che sto utilizzando adesso in questo periodo di... Oh mio Dio. Integratore numero uno non è un integratore, è una maglietta. Numero due, un pantaloncino, perché praticamente di sempre abbiamo un pantaloncino che non siamo finite. Sì. Roba assurda. Ah, questo lo volevo, raga. Voglio fare l'americano. No, sì. Ti sei preso il cappellino. Però speravo fosse grigio, invece no. Che sfigato. Aspetta, ditemi una. Cioè, che va in palestra così? Ragazzi, cappellino, americano o no cappellino? Dai, voglio fare l'americano. Ragazzi, fateci sapere nei commenti, ma già so la risposta. Ok, ragazzi, sono arrivati i prodotti a bomba, sono carichissimo. Creatina monohydrate. Oh, yeah. Questo è uno degli integratori che consiglio a tutti. Oltre il primo anno di allenamento fatto bene, è l'unico integratore che è supportato da tantissima ricerca scientifica che dimostra che aumenta un po' la forza, aumenta quindi di conseguenza la crescita muscolare. Vi consiglio di prenderla, non pensate se volete CreaPure oppure no. Io l'ho presa CreaPure, che è semplicemente di qualità un pochino migliore, quindi si scioglie e la digerisco più facilmente. Mm-hmm. Ma la cosa importante è la prendete monohydrate. Ci stanno un sacco di altre versioni, ma è tutto marketing. Quindi prendete questo, costa tipo 10 euro ed è l'unico integratore che vi dico prendetelo se state oltre il primo anno di allenamento. 5 grammi al giorno con un pasto. Veniamo a noi. Io quello che penso che sia il miglior prodotto di My Protein nell'ultimo mese, questo in Italia è stato sold out, è venuto ad agosto e poi l'hanno sold out, è il Clear Whey di My Protein. Praticamente delle proteine però chiare, sono molto più leggere, molto più digeribili. Questo è il gusto, lo vedete qua, mojito. E io avevo provato quelle peach, ormai lo sapete, e erano buonissime, ma mi hanno detto che questo è il secondo gusto più buono, quindi non vedo l'ora di provarmelo. Uno scoop, zero grassi, meno di un grammo di carbo, 20 grammi di proteine e sembra mojito, quindi stasera celebriamo il con mojito. Passiamo a un integratore completamente opzionale e questo è il pre-workout, the pre-workout. Ovviamente ragazzi lascio il link qua sotto se volete andare a acquistare qualcosa. Se passate dal link io genero una commissione. Potete usare lo sconto muscolo e vita per avere il maggiore sconto per voi. Questo è il gusto Fruit Punch. Quello che fa il pre-workout è, ha un'azione sinergistica, caffeina insieme ad altri elementi, insieme ad altri aminoacidi ad esempio, e vi dà, diciamo, una concentrazione, un focus durante l'allenamento. Completamente opzionale, non vi serve assolutamente. Anzi, stavo dicendo a Sammy, io ero diventato abbastanza dipendente di questo. Sì. Anche Sammy era tipo, zì, quando prendi il pre-workout, cazzo, sei incazzato durante l'allenamento, sì. Non ti posso parlare, niente. Ed è vero. Quindi vi consiglio comunque, se volete prenderlo, se volete provarlo, tenetelo di scorta per le giornate in cui dovete andare particolarmente pesanti. Sì. Altrimenti fate senza. Magari quando siete veramente stanchi. Sì. Però questo, the pre-workout, gusto fruit punch, è una bomba. Poi, ho iniziato a integrare con omega 3. L'omega 3 che cosa fa? È praticamente un fatty acid che dovremmo in teoria prendere abbastanza con la dieta normale se mangiamo due o tre volte a settimana 200-250 grammi di salmone. Ok? O tonno o pesce grasso. Molto probabilmente molti di noi non lo prendono. Io ho notato che quando mi supplemento con l'omega 3 sento molto meno i dolorini muscolari, comunque i dolorini ai tendini e ai legamenti. Ok? Qua in America ho dovuto prendere l'omega 3. Se voi andate qua sotto nel link vi lascio e vi consiglio di prendere Omega Balance, che è quello più tarato con la dose scientifica. Questo è un po' sottodosato, se voi volete la dose giusta, Omega Balance. Questo è tutto. Poi un'altra cosa che prendo, che però non c'è qua in America, ma vi consiglio di prendere in Italia, è la vitamina D3. Se voi supplementate con la vitamina è probabilmente un integratore di cui abbiamo bisogno tutti noi, perché non prendiamo abbastanza vitamina dal sole. Oh, e poi yeah. Per Sammy, regalo per Sammy. Yeah! Weight Gainer Blend. Queste, tutti i Weight Gainer sono praticamente come se fossero proteine, tipo whey protein, più un'aggiunta di zuccheri o comunque
carboidrati a fast digeribilità, digestione, non so come si dice, a fast assorbimento. È essenziale? No, raga, io ve lo dico sempre a Sammy, puoi farlo da solo, puoi farti uno shake, ci butti dentro yogurt, banana, avena, tutte queste cose qua, ma se volete una cosa comoda e pratica, il Weight Gainer, per chi ha difficoltà a colpire le calorie quando si sta in massa, può essere consigliato. Tipo Sammy. Ragazzi, sto provando a convincere Sammy a aprire il suo canale. Hai detto, stai dicendo tranquillamente quello che mi stai dicendo a me. Ok, allora, che lo faccio. Però l'ha detto, eh. Lo faccio, apro il mio canale se arrivo a 500 subscriber su YouTube. Sono tipo 80 adesso. Quindi se arrivo a 500 rilascio il mio canale. Ragazzi, arriviamo a 500 iscritti qua sotto su YouTube di Sammy. E Sammy è obbligato a fare il primo video. E poi faremo altri video se vi piace. Car chats, Giulio e Sammy, tutto quello che c'è, canale di Sammy. Sì, un po' più tipo video personale, un po' di noi che facciamo più i pazzi, roba varia. Ti potrebbe fare 500? Vediamo. Dai, regà. Dai, Sammy, facci vedere. Vabbè, che figa sta maglietta. My protein. Devo dire che l'abbigliamento ci sta. Sì, così, che dici? My protein ci ha azzeccato. Andiamo a spaccare. E il codice vale anche sull'abbigliamento, regà. Quindi, link in descrizione. Io mi voglio fare un piccolo snack e vi voglio far vedere quello che mi sto facendo mentre Sammy si guarda la partita e dorme. Allora, mi sto facendo questa avena che ve l'ho già mostrata, che è maple brown sugar, che è veramente una bomba, è molto molto, diciamo, dolce, che ci sta veramente un sacco. E la cuocio adesso con un pochino di latte, ci aggiungo qualche spruzzo di questo, I can't believe it's not butter, che veramente lo rende un pochino più burroso, diciamo. E ci aggiungo anche un tablespoon, quindi un cucchiaio, di questo almond butter, quindi burro di mandorle, che non focalizza. Questo burro di mandorle qua. Un pacchetto già fatto, che deve essere 35 grammi. Cioè aggiungo del latte solamente per riempirlo. Ok, quindi vado proprio per ricoprire l'avena, praticamente, non di più, non di meno. Ok, appena la ricopre vuol dire che è perfetto. Poi lo metto al microonde un minuto e mezzo. Lo metto un minuto e mezzo e poi se serve lo metto per altri 30 secondi. Decido io la consistenza, quindi la voglio abbastanza liquida, però non troppo liquida, così che poi ci vado ad aggiungere qua burro di mandorle e questo canto lì che sta a fare. Eccoci qua, come vedete la consistenza, quindi è a metà tra morbida e buona. Ci aggiungiamo questo spray, 3, 4, 5, dai un po', così che sa ancora più di burro. Prendo un po' di questa, ah, che bomba, mi sta piacendo un sacco, devo dire, questo. Un sacco di grassi, però se ci avete tante calorie è ottimo. E adesso mischio ancora qua dentro, come vedete, così che si crea una sorta di, così un po' più denso, e veramente veramente una bomba, ragazzi. Servito un mini snack, ovviamente non è uno snack proteico, quindi vi consiglio, noi prima abbiamo mangiato un burrito, quindi di proteine l'ho prese, altrimenti vi consiglio di aggiungere qualcosa di proteico, magari un po' di yogurt, magari una barretta proteica, magari uno shake, così che siete sicuri di aver messo anche un po' di proteine. Dai, io mangio, ci guardiamo la partita, ci vediamo dopo. Comunque mi era venuta voglia di fare un physique update, però veritiero, perché c'è un sacco di gente e devo dire anche io faccio parte. Ovviamente sui social proviamo sempre a mostrarci, a farci vedere nelle condizioni migliori, giusto? Ma non stiamo sempre tirati, quindi ho pensato di fare un physique update. Ricordatevi, è sera, ho tutti i passi della giornata dentro di me, non ho pump. Non è luce della palestra, nessun pump, eh? Luce abbastanza buona perché sto qua in bagno, come vedete, quindi c'è la luce da sopra. Vi faccio vedere il mio fisico com'è, diciamo, al naturale, con una luce buona. Così che vi faccio vedere che anche io, che magari sembro perfetto,
ma non lo sono. Allora, analizziamo il mio fisico se non contraggo, e spero che con questo, diciamo, video vi possa aiutare anche a sentirvi meglio, perché io so che a volte mi succede che magari guardo appunto i fisici online e dico: cazzo, che fisico pazzesco, sono una merda. Invece dovete sempre comunque pensare a voi stessi e pensare a migliorare voi stessi, ok? Vi faccio vedere che sui social facciamo vedere fisico migliore nelle migliori condizioni, ma anche io sono normale. Una cosa che vedo spesso, io ad esempio ho i fianchi sono normali, molti noi maschi abbiamo i fianchi, soprattutto adesso in questa tipo di generazione, con questa società, i fianchi è uno dei posti dove mettiamo più grasso noi maschi, ok? Infatti vediamo un sacco di maschi con le maniglie dell'amore, e anch'io ce l'ho. Ma cosa succede? Quando io vado a fare la foto su Instagram, mi metto in tensione con gli addominali e mi escono appunto gli obliqui qua, e poi mi giro un pochino, così che faccio, mostro molto più grosse le spalle e il bacino non si vede che c'ho i fianchi, però se sto da davanti lo vedete che c'ho i fianchi. Quindi contraggo, mi metto un po' di lato e non sembra. Questo è un physique update mio naturale, senza pump. Schiena non è mai così male in realtà. E io abbastanza punto forte, che è tricipite, che è lo spessore in generale, e come lo sapete le spalle. Il mio petto era sempre un punto abbastanza debole, sta un attimino uscendo fuori. E niente, volevo solo mostrarvi un vero physique update di come sono. Come detto, zero pump, bloated e niente. Volevo solo mostrarvi che appunto è normale non stare sempre al top, è normale avere un pochino di gonfiore verso fine giornata. Physique update onesto, eccoci qua. Spero che apprezziate, ragazzi, se lo fate lasciatemi un bel like. E bentornati, ragazzi, this è un altro car chat. Vostro segmento preferito di ogni video. Forse sono il nostro. Infatti, sì. Siamo ritornati stasera, stanotte siamo ritornati con un'altra sezione della car chat, e oggi stiamo parlando di cosa, Gigi? Vai pure. Allora, il titolo di questo video, come avete visto, che vi faccio vedere il mio fisico col pump, che probabilmente avete appena visto, post allenamento, push day della mia nuova guida. Quindi abbiamo fatto un po' di petto, spalle e tricipiti. E poi voglio anche affiancarci il physique update che ho fatto un pochino più tardi, senza pump, post leg day a casa. Quindi così vedete la differenza che fa un pump e la luce buona su un fisico naturale, che secondo me un sacco di gente non riesce ad apprezzare veramente quanto può cambiare un fisico, e che le foto sui social alla fine sono sempre fatte, certo, nelle migliori di condizioni. E quindi questo solo per dirvi, regà, pensate a voi e pensate a migliorare voi stessi, ok? Perché lo faccio anch'io, perché chiaramente sui social è una cosa più facile. Se mossi il fisico pompato, prendi più like. Però tu hai anche fatto vedere su Instagram delle foto dove fai il before e after, pure. Certo. Comunque sei stato un po' reale, no? Certo. Ci provo sempre. Certo. Il messaggio fondamentale, regà, che volevo farvi capire, è che comunque dovete sempre solo paragonarvi alle vostre foto, ok? Certo. Fatevi le foto nelle stesse condizioni, magari di mattina, la fate una ogni 2-3 settimane, magari frontale, laterale, posteriore, oppure fate un video come faccio io di solito, sì, e così riesci a paragonare le cose. Sì. Quello che faccio io è, di solito ne faccio una ogni 2-3 giorni, e poi alla fine del mese vedo un attimo come sto messo. Ma guarda anche... che braccio, Sammy. Sì, guarda il braccio. Sammy sta a fare progressi. Ci sta a provare, però anche ho notato che avere qualcuno comunque accanto a te come Giulio, che mi vede allenarmi ogni giorno, se lui mi dice: ah Sammy, ti vedo molto più grosso di recente, io lo prendo di parola, perché comunque quando tu ti guardi, mo adesso lui in palestra mi sta dicendo: madonna, sto così piccolo, non mi sento grosso, ovviamente io lo vedo e sto tipo sei un coglione, no? Quindi ci sta sempre quella opinione dell'altra persona, certo, che la devi contare tanto, perché ovviamente tu ti vedi ogni giorno, però ovviamente ecco, rimani tu sempre. Tu sei, cioè ognuno di noi è la persona più critica verso esatto, se stessa. Esatto. Cioè, ti svegli la mattina, ti ricordi quello là, il nero, cioè che era due volte noi messi insieme, tipo era un gigante, era una bestia, era proprio dopato quanto era grosso, sì, e tipo venuto da noi, stiamo parlando, molto simpatico, mi sento così piccolo, e noi gli abbiamo riso in fatto, ovviamente, perché cioè proprio detto: mi sento piccolo, mi vedo piccolo, sento sono tipo una Stefa 140 kg di panca per 5, ti senti piccolo, però è ovvio, è così, ognuno di noi, anche questa è la cosa della palestra, che quando inizi poi vedi i risultati e vuoi solo sempre di più, no? Esatto, certo. Però no, volevo un attimo parlare dei tuoi risultati, perché anche tu stai seguendo praticamente il mio programma, sì, no? Sì. Con alcune cose fai forse un pochino meno volume, ma in realtà sì, abbiamo detto: sai cosa? Sì. Per un mese facciamo. Non ti eri mai allenato così spesso? No, vero, no, assolutamente. Questa era. Cioè, Giulio mi aveva
fatto un programma, cioè mi ha sempre fatto i programmi. Prima di venire in America mi aveva dato questo programma che era su 4 volte a settimana, con due giornate diverse, e però ovviamente io non ho mai in vita mia fatto 6 giorni, proprio mai, perché tra scuola, lavoro, proprio era impossibile per me fare 6 volte alla settimana. E devo dire, a me mi piace tantissimo, cioè onestamente mi piace andare in palestra 6 volte alla settimana. Stavo con lui l'altro giorno, stava tipo a mappa, mi sento un po' tipo in merda, sì, dolorante, queste cose così, e io veramente onestamente sto bene, cioè non mi sono mai sentito così forte. Mi sono fatto un po' male al polso per via di cazzate mie, però tipo troppe pippe però vabbè, l'ho detto perché tutti quanti lo diranno, quindi a parte quello, no, veramente mi sento molto bene. E io i progressi non li vedo come magari li vede lui, sì. Però in termini fisici e come io mi sento mentalmente non mi sono mai sentito così forte, sì. Mentre è così forte. È perfetto, anche perché la gente pensa, se tu aumenti da, come facevi tu, 4 volte prima a 6 volte, sì. In testa la gente pensa che tu semplicemente stai facendo molto di più, in realtà certo. Fai di meno, no, per molto seduta. Di meno, è vero, che mi piacciono molto. Esatto, dire. Fai di meno molto per seduta, sì. Ne fai di più, sì, sì, di meno, sei un pochino più intenso. Che poi se fai i calcoli tipo riprendi il tempo che sprechi, certo. Quando, perché io prima facevo 1 ora e mezza circa di workout 4 volte alla settimana, adesso è 1 ora massimo. E tante volte è 1 ora solo perché sto a riprendere lui, quindi certo. Siamo di più in palestra a fare roba, però certo. Sennò veramente vanno veloci. Quindi in quel senso molto consigliato, direi, per tanta gente. Se volete andare a fare 6 volte alla settimana, ovviamente contattate Ercicce per programmi e roba varia. Dai, mi sento bene, ci abbiamo spaccato altre 2 settimane qua, quindi... Ragazzi, se state ancora qui guardando, io vi ringrazio di cuore. Come sempre. Che il video penso sia bello lungo, fateci sapere cosa volete vedere. Probabilmente uno dei prossimi video sarà un bel cheat day, perché come detto, io sto attento alla dieta e non ho ancora mangiato così tanto, onestamente. Possiamo pure dirlo adesso che il prossimo video sarà un bel cheat day. Quindi se siete carichi, mi raccomando, lasciateci un bel like. Come sempre. Andate anche su Instagram a seguirci, che mettiamo un botto di content là. Siamo i links qua sotto. Noi ci stiamo divertendo un sacco a fare questi video, sì. Ma è solo grazie a voi. Cioè, se voi domani smetteste di guardarci, veramente di cliccare sui video, sì. Un po' ci scenderebbe la motivazione. Perché alla fine facciamo questo soprattutto per voi che guardate. Quindi, se state ancora guardando, ragazzi, nei commenti scrivete "sono un grande", ok? Quindi se state ancora guardando, ragazzi, o Pischelli, se state ancora guardando, scrivete sotto i commenti "sono un grande" e noi sapremo che voi siete rimasti fino a qua. Io come sempre ringrazio a tutti quelli che stanno qua, perché siete voi che fate la differenza. E ci vediamo nel prossimo. Ci becchiamo nel prossimo video. What do you think? Grazie. Ciao. Ciao, ragazzi.